Oh mio Dio, quante lettere, scusi, non l'avevo notato. Così. Ho un favore da chiederti. Devo consegnare questa lettera alla dottoressa Alphys, eh? Perché non lo faccio da sola? È molto personale, ma se siamo amici, te lo dirò. Le Outland fanno schifo! E non voglio andarceli. Quindi, eccoti qua. Ah, e se te lo leggi, ti uccido. Quindi, grazie mille, sei il migliore. Oh mio Dio! Ah, ok. Non la devo aprire. Viene ancora qualche volta, tralala. È inquietante, schifo sto coso. Oh, sono vicinissimo al laboratorio e quindi in realtà potevo... Ah, ho fatto scivolare la lettera e ho bussato. Oh, non, no! È un'altra lettera? Non voglio aprirla! Non posso solo farla passare sotto la porta ancora? No! Non posso continuare a fare questo. Questa la leggerò. È chiusa in maniera molto forte, non è così? Aspetta un secondo. Cos'è stato? Ehi! Se questo è uno scherzo è... Oh mio Dio! Hai scritto questa lettera? Non era firmata, quindi... Non ho idea di chi potrebbe aver... Oh mio Dio! Oh no! È adorabile! E non avevo idea che tu... scrivessi in quel modo. È sorprendente anche tutto quella... Quelle cose orribili che ho fatto, non, davvero non sono degne di essere perdonato. Molto meno questo, in così, in modo così appassionato anche. Sai cosa? Ok, lo farò. È il minimo che posso fare per farmi perdonare. Sì, andiamo. Cosa? Scusa, devo vestirmi, ok. Come sembro, i miei amici mi hanno lucrato a un amico, mi ha aiutato a un grande senso del... comunque, facciamo questa cosa. Non dire che ti ha aiutato un metaton. Aspetta. Verità, non possiamo ancora iniziare l'appuntamento. Ci fermiamo? Devo darti uno strumento. Ah, per aumentare la tua statistica di... Ok. Fabi, incrementare la possibilità di una... Di un appuntamento... Va bene, giusto? Comunque, non preoccuparti, sono pronto. Ah, ha fatto tanti... Va bene, ok, ha fatto tanti regali per anticipare un appuntamento come questo. La prima cosa... Va bene, no, ha fatto... No, ma permetta, Ton! Aspetta un attimo... La crema resistente all'acqua per le scaglie? Le tue... scaglie... che ne dici di... Un kit magico per riparare... Le lance? Che io... Aspetta un attimo... Sono per Undyne! Iniziamo l'appuntamento? Sì, facciamo un appuntamento, ok.
Ah, ok, no, mi sto preoccupando. Vuoi... Ah, tu mi... Ti piacciono gli anime? Dannazione, sì, guardo l'attacco dei giganti. Ehi, anch'io! Ehi! Andiamo da qualche parte. Ma dove... Qual è un bel posto per andare a una... Dove andare per un appuntamento? Ok, ce l'ho. Andiamo alla discarica. Eccoci qui. Questo è il posto dove io e Andrea veniamo tutte le volte. Oh no. Lei è proprio lì. Non posso lasciare che mi veda in questo modo. Perché? Perché... Beh... Oh no. Ecco che arrivo. Ehi. Eccoti qui. Io... ho realizzato che... Se tu avessi consegnato quella cosa, sarebbe potuto essere una cattiva idea. Quindi lo farò io, Dumbla. Eh? Non ce l'hai? No! L'hai almeno vista? Sì? Quindi è da qualche parte qui. Grazie. Continuerò a cercare. Oh mio Dio. Beh, credo che sia strano, non credi? Mi piace veramente molto lei, ma intendo più di quanto mi piace le altre persone, ok? In quel senso, scusa, ho solo capito che sai. Sarebbe divertente andare con un bel genere di... Ah, ho pensato di farmi stare meglio in questo modo. Beh, sembra anche peggio di quanto volessi che fosse. E mi spiace, ho fallito ancora. Andrei nella persona che io... con cui io voglio veramente andare a fare un appuntamento. Oh! Ma intendo dire... parecchio fuori dalla mia portata. No, non è vero! Non che tu non lo sia... Non sia figo, ma Andrei... È così confidente e forte e divertente. E io sono solo nessuno. Una frana. Sono lo scienziato reale, ma tutto quello che abbia mai fatto è far del male alle persone. Gli ho raccontato così tante bugie. Pensa che io sia molto più figa di quanto sia in realtà. Se lo scopre, lei scoprirà la verità riguardo a me. Che dovrei fare? Digli la verità, ovviamente. La verità? Ma se quello io dirà! Non è meglio così? Vivere in un mondo dove entrambe le persone sono felici? Loro dicono sì te stesso, ma non amo il vero me stesso. Preferirei essere come le persone mi vogliono in modo da piacerle, in pratica. No, hai ragione. Ogni giorno sono spaventata, spaventata di cosa succederà se le persone conoscessero la verità per loro conto. Tutti verranno feriti per causa mia. Ma come posso fare a dire a Undyne la verità? Non ho la confidenza. Finirò per fare un casino. Come posso fare pratica? E entrambi la stessa risposta, va bene. Ah, facciamo un gioco di ruolo in pratica. Ehi, sembra molto divertente, ok. Quindi chi? Io sono Undyne. Oh, giusto, ovviamente. ciao Undyne. Cosa stai facendo oggi? sto bene, ok. Ah, felice di sentirlo. Mi piace parlare di qualcosa di importante. Perché? Che cosa c'è, Marfis? Quando vedi io. Non sono stato esattamente veritiera con te. Vedi io. Ho dimenticato. Undyne, voglio dirti come mi sento. Sei così coraggioso, forte e gentile.
Mi ascolti sempre anche quando parlo di cose da nerd, tipo. Mi fai sempre sentire importante. Andai, non posso più sopportarlo. Sono follemente innamorato con te. Prendimi, Undyne, prendimi. Ok. Cosa hai appena detto? Undyne, io stavo solo. Ehi, oh, aspetta un secondo. Il tuo alzo è davvero carino. Qual è l'occasione? Aspetta un secondo. Voi due state con una, su un appuntamento? Sì, intendo. No, intendo. Noi stavamo, ma intendo, veramente eravamo solo, stavamo facendo un romantico gioco di ruolo come te. Cosa? Intendo Undyne, io ti ho mentito. Cosa? Riguardo a cosa? Riguardo, beh, tutto. La storia delle mani erano solo fumetti, e le storie dei film, quelle erano solo anime e non erano reali, e tutto il tempo che ti ho detto che erano al lavoro Alphys. Ok, non sono riuscito a leggere niente. Io volevo solo impressionarti. Volevo solo farti pensare che io fossi intelligente e figa. Che non fossi un perdente. Alphys. Undyne, io. Alphys. Alphys! Io? Penso che tu sia. Anche tu, figa, penso. Ma devi realizzare che la maggior parte di quello che tu hai detto non mi importa. E non mi importa se tu guardi cartoni per ragazzini o leggi libri di storia. Per questo tutto. Per me tutto questo sono. Vabbè, sono solo delle cavolate. Quello che mi piace di te è che tu sei appassionata e analitica. Non importa cosa sia, a me importa di te, ok? Al 100%, alla massima potenza! Quindi, non devi mentirmi. Io non voglio che tu menta a nessun altro. Alphys, voglio aiutarti a diventare. A diventare felice con te stessa. E so il tipo di allenamento di cui hai bisogno. Undyne, tu mi allenerai? Cosa? Io? No? Fallo farò fare a Papyrus. Facciamo muovere quelle ossa! E per fare... Fare 100 flessioni? Pronta? Farò iniziare il timer. Undyne, farò del mio meglio. Oh mio Dio! Stavo scherzando, giusto? Quei cartoni, quei fumetti, sono reali, giusto? Gli anime sono reali, giusto? E se mi guardi con una faccia così, guarda, ti dico che sono reali. Oh, lo sapevo! Spade giganti! Le principesse magiche! Ecco che arrivo! Grazie per esserti preso cura di Alphys. Non ho capito cosa volesse dire, ma le cose sembrano andare meglio per lei. Bene, li raggiungerò. A dopo. Come si è mossa in modo transitorio. Sono tornato qui? Almeno non c'è più. Oh, ok, squilla. Howdy! Come se non fosse il mio caro amico che mi ha creduto. Qui è Papyrus. Ah, il tuo altro amico. Alphys e io abbiamo finito il nostro allenamento prima. Molto prima. E quindi l'ho mandata a casa. Molto a casa.
Adesso mi sento forte. Mi sento forte per nessun ragione apparente. Dovresti. Ah, ti invito fortemente ad andare lì. Ok, va bene. Al suo laboratorio. Ho una buona ragione di dirtelo. Va bene, addio. Va bene, Papyrus. Andiamo al laboratorio di Altis. Altis. Ok. No, fermo, fermo, fermo. Riprende. Ok. Allora, po dovrei poter usare ancora il mio amico traghettatore, giusto? Sì, eccolo qui. Sì, e andiamo all'Outland. Allora, lasciamo. Ok, what? Qualcuno mi dice perché stiamo volando. Tra la la. Il villaggio di Temmi. La stanza dove. Ok. Ma questo coso spoilerà qualcosa? Non l'ho ancora capito, ragazzi. Potete darmi una mano in questo che ho fatto? Questo tizio qua spoilerà qualcosa? Adesso non sto più. Come fa a volare sto gatto? Qualcuno me lo spiega. Ah, vieni ancora qualche volta. Tralala. Ok. Il laboratorio di Alphys è qui. Ragazzi, direi che per questo episodio terminiamo, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Undertale, quindi bella ragazzi!